RMB con Radio Fantastica, Etna Radio e Sesta Rete in collaborazione con Meridio News presenta Speciale Sanremo. Achille Idol Superstar è una riedizione dell'album Lauro. L'album Lauro viene completato di 7 brani aggiuntivi. Contiene dei brani che gettano le fondamenta per il futuro sicuramente, ma che sono stati scritti e arrangiati durante il periodo di scrittura di Lauro. Porterò a Sanremo il brano Domenica, che fa parte della riedizione dell'album Lauro. Ho il privilegio di ospitare con me sul palco l'Harlem Gospel Choir, uno dei cori gospel più importanti del mondo. Il brano Domenica appunto parla di una libertà estrema. La domenica è l'emblema della libertà, il giorno che è l'emblema di libertà, in cui ognuno fa quello che crede, decide chi essere, si gode il tempo, si diverte e si gode la vita. Per me tornare a Sanremo per la quarta volta è come fossi a casa mia. Cioè, quello che io vado a fare sul palco è sempre molto fatto in maniera molto spontanea. Sono nella mia zona comfort. L'ora importante è quello che viene fatto prima. Tornare dopo essere stato super ospite non è un gran cambiamento, perché comunque io anche quando ero super ospite l'ho affrontato un po' da concorrente, non l'ho affrontato come l'artista che va a farsi la promozione, bensì mi sono messo in gioco anche lì proponendo uno spettacolo con un concept dietro che era il viaggio nel genere musicale. Ho preparato appunto una proiezione di quello che secondo me è la canzone Domenica. Generazione X! Negli ultimi 5 mesi ho avuto l'opportunità di lavorare isolato, diciamo lontano dalla civiltà, su un'isola. Ho avuto l'opportunità appunto di sfruttare il tempo e oltre a progetti musicali ho lavorato a tantissimi progetti paralleli come la moda, progetti che riguardano le nuove tecnologie, la creazione dell'NFT Live che avete visto durante la serata del One Night Show al Teatro degli Arcimboldi, dove il ricavato è stato devoluto in beneficenza, e sto appunto insieme all'aiuto di tanti ragazzi scoprendo nuove strade da percorrere, esempio la proiezione di tutto quello che è la nostra visione artistica nel metaverso e nelle nuove tecnologie che stanno ormai prendendo piede. C'è un grandissimo evento in programma, forse il primo evento al mondo sarà una big fashion house, cioè Gucci è un artista musicale ed è appunto la proiezione del nostro immaginario, di quello che abbiamo fatto questi anni all'interno di una piattaforma del metaverso Roblox. Sono molto contento di annunciare questo tour, che è l'evoluzione di quello che era stato precedentemente annunciato prima della pandemia. È un crossover a metà tra un super live rock and roll e un musical. Ci sarà un'orchestra di 50 elementi più la mia band e proporremo il più grande spettacolo che abbia mai fatto in Italia e anche uno degli spettacoli unici nel suo genere. Sono molto contento, essendo partito veramente dai garage, di poter annunciare l'apertura del terzo palazzetto a Roma, dell'Ippodromo a Milano, che per me è una data importantissima, e tantissime location di prestigio come il Teatro Antico di Torino. A noi sta bene così. Ci vediamo in tour. Speciale Sanremo.